Garcia ha parlato, signori. Garcia ha parlato e ha parlato anche De Laurentiis. E si sono dette cose, a mio parere, importanti e interessanti su cui appunto discutere. Siamo qui riuniti, ragazzi, per il video sulla conferenza stampa di Garcia, il video del giorno dopo. E ragazzi, direi di non perderci subito in chiacchiere perché la roba da dire è tanta. Scusate, ragazzi, se in sottofondo sentirete dei rumori, però sto chiuso dentro e se mi chiudo anche la finestra probabilmente muoio in diretta, ecco, quindi abbiate pietà di me oggi. Detto questo, ragazzi, prima di cominciare vi ricordo di appunto iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così non vi perderete i miei nuovi contenuti, e vi invito anche a scrivere nei commenti un vostro parere, una vostra impressione. Che impressione vi ha fatto Garcia nella conferenza stampa? Siete rimasti soddisfatti della conferenza stampa? Intanto fuori passano i carri armati. E giustamente quando inizia a registrare comincia a scendere il casino per strada. Prima di parlare della conferenza stampa voglio dire due cose veloci su quello che è successo fuori, prima della conferenza stampa, perché è successo qualcosa, secondo me, ragazzi, di unico e di storico, perché a memoria non ricordo che ci sia mai fatto una cosa del genere. Però De Laurentiis è andato in mezzo ai tifosi per accogliere appunto Garcia, e i tifosi hanno accolto l'allenatore con uno striscione: benvenuto in vetta, Monsieur, difendiamola. E questo, ragazzi, è l'eredità che ci sta lasciando Spalletti. È una cosa bellissima, perché ricordiamoci, la piazza, la società, sono da anni che andavano su due rette parallele, e Spalletti dopo lo 0-4 col Milan ha dato quell'input per appunto far andare tutti d'accordo. E quello che è successo ieri, prima della conferenza stampa, nell'esempio, tutti uniti, remiamo tutti dalla stessa parte, perché così le cose sono più facili. Prima domanda di Garcia, intanto io mi sposto qui al lato perché così vi faccio comparire anche le parole da cui ho preso, diciamo, le fonti che ho preso per questo video. Garcia dice: il primo regalo è essere qui con voi. La cosa bella che arriva da me, dal presidente, sono le ambizioni. Queste ambizioni torneranno spesso durante la conferenza stampa. Saluto i tifosi per la loro accoglienza. Complimenti al presidente e alla squadra per la stagione fatta finora. L'obiettivo qual è? Far sì che accada di nuovo ciò che è successo in questi mesi. Quindi bandiere, striscioni, gente che festeggiava, gioia per tutta la città. Quindi l'obiettivo è ripetersi. Domanda poi a De Laurentiis: qual è l'obiettivo del Napoli? Lo scudetto, dice De Laurentiis, è l'inizio di un percorso. Almeno lui spera che sia l'inizio di un percorso. E non una cosa così arrivata per caso. L'obiettivo è provare a ripetersi, provare e non ripetersi e basta. Quindi cosa vuol dire? Napoli lotterà per difendere lo scudetto e allo stesso tempo proverà a rivincerlo. Poi si parla della Champions League, che dice Garcia è arrivato in finale, poi lui lo corregge, in realtà sono arrivato in semifinale. Io per arrivare in finale, dice De Laurentiis, ci mettere la firma, poi in finale te la giochi con l'avversario e può essere anche che la vinci. Quindi diciamo che qui c'è già un piccolo aggiustamento del tiro, perché prima diceva vogliamo vincere anche la Champions, adesso siamo passati a arrivare in finale, che non la butterei, cioè magari. Qual è il sogno di Garcia? Dice Garcia: io qualsiasi competizione gioco, la gioco per vincerla. Questa, ragazzi, è un'ottima risposta che volevo sentire. Quindi la Serie A è importante, la Champions è importante, ma sono importanti anche la Coppa Italia, la coppetta del nonno, e la Supercoppa Italiana, che tra parentesi giocheremo senza Anguissa e Osimhen, perché andranno in Coppa d'Africa. Perfetto. Quindi ogni competizione è importante. Il presidente ha messo l'asticella alta, ma ci sono club che hanno atteso 15 anni e speso parecchio, qui riferimento al Manchester City. Io sogno e sogno di vincere altri titoli qui a Napoli. Bene così. Domanda poi a De Laurentiis: come ha scelto Garcia? E qui De Laurentiis si diverte, perché dice che il casting da 40 e più allenatori è una cosa che ha inventato lui per darla in pasto ai giornalisti, perché così non gli rompevano le palle su chi sarà l'allenatore. Lui dice che fino al 4 giugno non ha pensato all'allenatore perché era impegnato a pensare alla festa scudetto della Rai. Dal 5 giugno ha cominciato a pensare all'allenatore. L'annuncio è stato il 16, quindi 11 giorni per pensare all'allenatore. Nella sua lista di allenatori molti giocavano col 4-2-3-1, il 4-3-3, il 3-4-3 oppure il 4-4-2, quindi qua riferimento magari a Galtiero, a Gasperini. Però lui voleva qualcuno col 4-3-3 perché non voleva
ma non voleva cambiare l'assetto dei giocatori. E quindi qui probabilmente ci sarà stato un colloquio con la squadra, con lo spogliatoio, per sapere un po' la loro. Poi dice, Garcia due volte è arrivato secondo con la Roma, e il primo anno fece anche 10 vittorie consecutive. Poi ho visto che con Lione sfiorò la finale di Champions, e quindi ho detto, questo signore fa il caso nostro. Poi c'è l'attacco alla UEFA, perché questo non può mancare mai, perché dice che la Champions, l'Europa League, la Conference sono competizioni sbagliate, così come la Superlega. La UEFA ha bisogno di attestati continui per essere rieletti, però dice anche che la Champions è un partner per il Napoli perché è l'occasione per aumentare il brand Napoli nel mondo. E poi vabbè, dice il calcio, questo calcio va cambiato, servono nuove regole, bisogna cambiare le teste di tante persone, le cose che bene o male sappiamo già. A me fa ridere, ragazzi, perché prima vuole vincere la Champions e poi dopo attacca la UEFA, poi ci meravigliamo se c'è il rigore non fischiato a Lozano. Ragazzi, io su queste cose ci credo assai, cioè se tu parli male poi devi aspettarti le conseguenze, ecco, perché comunque la UEFA non è un santo, questo dobbiamo mettercelo in testa. Domanda poi a Garcia di cosa ha paura e cosa le piace. Non ho paura di niente, soltanto dei problemi di salute, e quello ci abbiamo paura un po' tutti. Lo scudetto deve dare tanta fiducia ai calciatori, però quando si ripartirà bisogna rifarlo da zero. I calciatori da un lato devono dimenticare ciò che hanno fatto, e qui ragazzi il riferimento è chiaro, non dovete dimenticare il come si gioca, come avete giocato con Spalletti, no, lui intende ripartire da zero qui, perché adesso il pericolo qual è? È che tu vincendo lo scudetto ti senti appagato con la pancia piena, invece adesso devi ripartire da zero. È come se tu dovessi convincerti mentalmente che lo scudetto non l'hai vinto e quindi devi vincerlo l'anno prossimo. Questo secondo me ha voluto far capire Garcia. È una cosa molto difficile da fare, perché con uno scudetto vinto c'è il rischio di, appunto, di avere la pancia piena, ok? Quindi il riferimento è alla mentalità, ripartire da zero, essere umili e non il contrario. È difficile arrivare a grandi traguardi senza fare sforzi, senza sudare e senza il collettivo. Ci sarà tanto lavoro. Questa fiducia deve servire appunto a rimanere umili. La cosa che mi è piaciuta è che ho visto una squadra, appunto come squadra non intesa come singoli. La rosa è ampia, c'è una panchina importante per risolvere le partite. La cosa che mi ha rassicurato è che il presidente è ambizioso. Vuol dire che mi darà una squadra di qualità e così potremmo far diventare ancora di più i tifosi. Quindi qui Garcia ha fatto subito capire cose, cioè tu sei ambizioso, perfetto. Allora dimostramelo sul mercato, fammi una squadra importante, mantienimi tutti i big, allunghiamo la panchina e così continueremo a vincere. Lasciatemi il tempo di lavorare, poi quando si parte si partirà a bomba. Domanda poi a De Laurentiis. Gli ha detto a Garcia se Osi resta, se Osi mi arresta, dice De Laurentiis. Non l'ho detto a Garcia perché l'ho detto tempo fa che Osi deve rimanere. Poi se arriverà un'offerta importante valuteremo per la salute del Napoli, quindi i famosi 150 milioni. Che dobbiamo osservare attentamente, ragazzi, perché mo il valzer delle punte in Europa si sta muovendo. Paris Saint Germain e United vogliono prendere Kane, quindi occhio alla situazione di Osimhen perché potrebbe sbloccarsi qualcosa. Per Garcia questa panchina è bollente o stimolante? Dice Garcia, chiunque venga qui dopo lo scudetto sa che il lavoro è arduo perché è difficile fare meglio. E come dargli torto? I giocatori sanno di dover dare di più. Io non voglio rivoluzionare tutto. Vediamo se la rosa somiglia a quella dello scorso anno. Tradotto, vediamo se ci saranno cessioni. Se così sarà non toccherò molto, ma qualcosa farò. Ho fatto bene col 4-3, ma ho usato anche altri moduli. L'allenatore deve adeguarsi alla rosa. Oggi ci sono analisi video, c'è uno staff che conosce i singoli, per cui la squadra deve saper cambiare modulo a partita in corso. Voglio che i miei giocatori abbiano una cultura tattica importante. Quindi tradotto, ragazzi, cosa vuol dire? Che con Garcia vedremo un Napoli camaleontico, vedremo un allenatore non integralista che quindi si adatterà alla rosa che ha e all'avversario che si troverà di fronte. Quindi vedremo un Napoli che durante la stagione, durante le stesse partite, cambierà parecchio. Per ADL, che Napoli sarà questo dopo il Napoli osimeniano? Disse De Laurentiis che con Osimhen ci aveva visto lungo, non aveva sbagliato, però riguardo Garcia dice che l'uomo non deve dimostrare nulla, anzi dobbiamo lasciarlo lavorare in tranquillità,
senza ansia, senza pressione, senza mettergli limiti. Poi sarà quel che sarà. E io qui, ragazzi, faccio un applauso virtuale a De Laurentiis, perché è esattamente quello che volevo sentire. Noi cosa dicemmo nel video dell'analisi tattica di Garcia? A fine video dicemmo che il Napoli deve stare attento, perché adesso Garcia, venendo dopo lo scudetto, avrà tante pressioni e avrà tante... la prima difficoltà verrà crocifisso, e quindi mi aspetto dalla società una difesa. E così è stato. De Laurentiis ha difeso, ha detto non assiliamolo, non mettiamogli pressione, perché dobbiamo farlo lavorare in modo tranquillo. È anche un modo per difendere la tua scelta, perché De Laurentiis è lui che ha scelto l'allenatore, quindi è anche un modo per difendere il suo operato. Però è una cosa che volevo sentire io, perché è importante che l'allenatore abbia prima di tutto la fiducia da parte della società. Domanda per Garcia: che Napoli sarà? Dice Garcia: sarà un Napoli tosto, che lotta e che può crescere, perché ci sono calciatori giovani che possono migliorare. L'ho fatto in passato e lo farò anche qui, e l'abbiamo visto. Garcia durante la sua carriera ha valorizzato tanti giovani e ha fatto esplodere tanti bei calciatori. C'è poi, ragazzi, una domanda dall'Equipe, un giornalista dall'Equipe presente alla conferenza stampa del Napoli. Questa è una cosa molto importante. Domanda su Anguissa, che lo ritroverà a Napoli dopo il Marsiglia. Garcia definisce Anguissa il mon petit, il mio piccolo, il mio figlioletto, quindi il pupillo di Garcia. Tanti elogi sul calciatore, felice di ritrovarlo. Sa che con lui sarò ancora più esigente, che può ancora migliorare. Aspettiamoci un Anguissa al centro del progetto, un uomo imprescindibile. Domanda su De Laurentiis: cosa l'ha colpita di Garcia? Lui dice la sua spontaneità, la sua immediatezza. Con lui c'è stata una cordialissima e immediata intesa. Sappiamo, ragazzi, che De Laurentiis, quando sceglie l'allenatore, vuole prima di tutto capire se c'è feeling tra uomini, non tra presidente e allenatore, ma tra uomini. E quindi questa è una cosa importante per il rapporto. Quanto è cambiato il calcio italiano in questi ultimi 7 anni? Dice Garcia che comunque è cambiato tanto, e che comunque nell'ultimo anno è tornato in alto, perché ci sono state 3 italiane in finali europee. Speriamo di portare in alto i colori del Napoli il prossimo anno in Europa. Gli fanno poi la domanda su che richiesta ha fatto al presidente. Lui dice che non ha fatto nessuna richiesta, voleva soltanto sapere, diciamo, essere sicuro che volesse ancora vincere e avere una squadra competitiva. Quindi ci ha rassicurato ancora Garcia che da parte della Laurentiis c'è l'ambizione a continuare a vincere. So che potrebbero esserci cessioni dinanzi a offerte importanti, ma nessun calciatore insostituibile. Ho fiducia nel presidente e nello staff di mercato. L'anno scorso c'erano calciatori che nessuno conosceva a parte lo staff del Napoli. Quindi ha messo in preventivo delle cessioni. Sa che Osimhen c'è il pericolo di perderlo. Magari si riferisce anche a Zielinski, che è in scadenza e quindi dinanzi a un'offerta importante può partire. Quindi diciamo che ha messo in preventivo delle ipotetiche cessioni. Però la cosa importante: ho fiducia nello staff di mercato, perché comunque i calciatori li ha sempre trovati. E tra parentesi, alla conferenza stampa non c'era Giuntoli, che pare che ormai si sia deciso a farlo partire, e però c'era presente Micheli. Ancora domanda a Garcia: il suo ex Balzaretti dice che il Napoli è perfetto per lei. Dice Garcia che nessuno meglio dei suoi ex calciatori può parlare di lui. Parla dello spirito di squadra che nel calcio è importante. Spera di ritrovare un bel gruppo. Per vincere lo scudetto può essere solo un gruppo unito. Io devo tenere sul fuoco e far vivere questa storia, così si scalano le montagne. Quindi praticamente ha detto Garcia: il gruppo, il mio obiettivo è fare in modo che questo spirito di squadra continui a esistere, perché così appunto si scalano le montagne. Quindi deve esserci prima di tutto affiatamento e un gruppo unito e coeso. Gli fanno poi la domanda se c'è il Gervinho, se c'è un Gervinho nel Napoli. I giocatori come Gervinho ce ne sono, però gli serve del tempo prima di tutto per conoscerli, prima come uomini e poi come calciatori, e devo sapere su che tasso spingere per motivarli. Vediamo chi rimane al 100% e chi va via, e vediamo come migliorare la squadra, che è sempre migliorabile. Poi parla del destino, perché dice che al tempo Spalletti lo sostituì alla Roma e adesso è lui che sostituisce Spalletti, quindi è come se fosse uno scherzo del destino, una sorta di cambio di favore, ecco. Poi futuro Osimhen. De Laurentiis parla del futuro di Osimhen. Ci abbiamo fatto uno short stamattina sul futuro di Osimhen, ve lo lascio nelle schede.
ha detto in linea di massima c'è un accordo per il prolungamento di 2 anni, 2 anni e non uno, si parlava di 1 anno, invece sono 2. Per gli altri calciatori dobbiamo studiare con Garcia, quindi anche qui deve conoscerli prima per valutare. Parla poi del ritiro, dice le cose che abbiamo detto anche nei mesi scorsi, il ritiro è fondamentale, non vuole fare le tournée perché poi si perde tempo che può essere utile per l'allenamento. Poi a chiusura fa una piccola frecciatina secondo me a Garcia, perché dice vogliamo durare tutto il campionato, non bisogna avere una sfiammata nei primi 10 incontri. Il riferimento alle 10 vittorie con Garcia con poi il secondo posto? Chissà, secondo me sì. Poi parla dei contratti, dice De Laurentiis che sui contratti bisogna vedere le persone negli occhi. I contratti servono a poco, semmai servono solo per le penali. Se io dico a una persona tu vuoi far parte della gloria del Napoli o pensi di andare su altre situazioni, quindi qua riferimento a Spalletti e anche a Giuntoli comunque, a tutti e due, devo ringraziare Spalletti per aver voluto l'anno sabbatico, perché dopo lo scudetto la sazietà può giocarti brutti scherzi. Quindi diciamo che secondo De Laurentiis Spalletti se n'è andato perché era sazio, sapeva di non ripetersi, era pagato. Non lo sapremo mai, non lo sapremo mai perché non c'è la controprova. Non mi è piaciuta tantissimo questa frase, perché ha accusato appunto Spalletti di essere sazio. E poi tra parentesi ragazzi, Spalletti se ne è parlato pochissimo in questa conferenza stampa, cioè io non mi aspettavo che si parlasse di Spalletti, però almeno dire un grazie per tutto quello che ha fatto quest'anno. Io ringrazio Spalletti per aver riportato lo scudetto, gli auguro le cose migliori possibili nella sua vita, queste cose. Non si è detto niente su Spalletti, sembrava uno sconosciuto, e sta cosa a me è dispiaciuta parecchio, perché lui, a prescindere dalle simpatie, dalle antipatie, da quello che ha fatto, ci ha fatto rivincere lo scudetto e, cosa più importante, è riuscito a risolvere i problemi tra tifoseria e società. E non si è detto niente su Spalletti all'inizio, almeno un ringraziamento, niente. Lo si pronuncia solo quando bisogna dire che c'era il rischio di appagamento. Queste sono le classiche cose che fa De Laurentiis quando un suo tesserato va via. Lo ha fatto sempre e purtroppo continuerà a farlo. Sperava almeno che con lo scudetto potesse risparmiarsi sta cosa, invece a quanto pare no. E va bene, ti devi prendere tutto il pacchetto, ecco, come si dice in questi casi. Con un allenatore nuovo che sa tendere le corde del violino giusto, riferimento quindi a Juve-Roma col violino, che non fa sedere nessuno dopo lo scudetto, è più facile. Quindi secondo De Laurentiis Garcia, diciamo rispetto a Spalletti, non farà sedere sugli allori i calciatori. E questo lo vedremo, diciamo, bisogna vederlo. Un nuovo allenatore non può che cercare di riportarli alla dura realtà del lavoro quotidiano, dell'impegno e del rispetto di una bandiera. Ripeto, lui parla come se avesse già avuto la conferma che i giocatori erano appagati. Non lo so, questo non so dirvi questa cosa. Domanda poi arriva poi la domanda di Auriemma, una domanda stravolgente, fantastica, perché chiede di Lobotka se c'è il rischio di cessione. Lobotka tipo 2 mesi fa hanno annunciato il rinnovo. Vabbè, Auriemma non perde mai l'occasione per ridicolizzarsi. Dice Garcia che il cuore del suo gioco è il centrocampo, Lobotka è un giocatore fantastico, però poi dal singolo passa al gruppo, perché dice che il vero del Napoli è che tutti corrono, sia con che senza la palla. Non ci sono superstar che lavorano solo con la palla e non difendono. Quindi anche qui c'è grande sacrificio, grande lavoro di squadra, sia nell'avere la palla tra i piedi che quando non la si ha. Dice poi una cosa sacrosanta su De Laurentiis su Lobotka, dice che non può giocare tutte le partite, quindi servono sostituzioni importanti. Bravo, bravo, quello che volevo sentire. Quindi dal mercato arriverà un sostituto di Lobotka, che non sarà Gaetano, perché se tu mi parli di sostituzioni importanti vuol dire giocatori pronti per sostituire Lobotka, e questa cosa mi piace parecchio. Quindi probabilmente arriverà un sostituto di Lobotka che lo farà un po' rifiatare. Gli fanno poi la domanda della Laurentiis sulla competitività. In casa della Laurentiis appunto la competitività è naturale, più le cose sono complicate e più ci eccitiamo, basta vedere l'estate scorsa. Dite che c'è l'Europa, ma non basta, c'è da cambiare tanto in questo calcio, quindi si ritorna al fatto di voler cambiare il calcio. Poi gli fa una domanda, un De Laurentiis in politica?
qui la risposta è perfetta. No, perché la politica è il gioco del compromesso e io non sono un uomo del compromesso. E direi che lo ha dimostrato più volte che non è l'uomo del compromesso. Altra domanda a Garcia, gli chiedono se ha in mente uno slogan, come fece Spalletti con il Sarò con te sulle casacche. Dice Garcia che non ha in mente slogan importanti, però lui ha dei valori che vanno applicati sul campo. Quali sono questi valori? Umiltà, ambizione e sudore. E queste tre parole, ragazzi, secondo me sono la perfetta sintesi di una delle tante frasi filosofiche che faceva Spalletti l'anno scorso. Ed è la frase, ragazzi, secondo me migliore di Spalletti, che non mi nascondo, la uso anch'io nella vita reale. Piedi ben saldi a terra, ma occhi rivolti alle stelle. Quindi piedi saldi a terra, l'umiltà. Occhi rivolti alle stelle, l'ambizione e poi il tramite, quindi l'impegno, il lavoro, il sudore, per arrivare all'ambizione. Questa, diciamo che qui c'è una continuità. Il senso di appartenenza è molto importante. Nel calcio non ce n'è tanto di senso di appartenenza, ma per me è importante la maglia che vesti e lo stemma che si ha sul cuore. Questa è una frase un po' da Spalletti, una frase un po' filosofica. La maglia va rispettata ed è questo, ragazzi, una cosa che noi tifosi chiediamo a prescindere, perché se c'è questo va bene, perché l'importante è che si rispetti la maglia e che la si sudi. Poi puoi non vincere per tanti motivi, ma l'importante è che tu la sudi e che rispetti la maglia che indossi. E questo a prescindere se parliamo del Real Madrid, del Bayern Monaco, del Poggi Bonsi. È un discorso che trascende la storia e il palmarès di un club. Sull'attaccamento alla maglia interviene De Laurentiis, che dice: ieri ho guardato Spagna-Croazia e mi ha colpito molto l'attaccamento alla maglia di Modric. Dice Garcia, qua c'è un siparietto, non dica così perché poi pensano che lo vogliamo comprare. Ditemi la vostra nei commenti su questa cosa. Poi arriva una domanda proprio che io quando l'ho sentito ho detto: ma questo che sta chiedendo? Per Garcia, secondo lei è giusto togliere gli striscioni delle bandiere? Che domanda è? Garcia quasi spiazzato, cioè non sa che rispondere. Il tifo è importante, la gente spinge la squadra e incide sul risultato. Faremo di tutto per averli dietro di noi e farli divertire. Ma vabbè, una domanda proprio senza senso, onestamente. Vabbè, non che ci siano state domande così elevate, lo sappiamo che il giornalismo locale non è proprio il massimo quando deve fare domande agli allenatori. Poi qui un'altra domanda che è un po' la ripetizione di quella di prima, cioè: aver vinto lo scudetto è pressione o benzina? Quindi ritorniamo sulla questione panchina bollente o stimolante. Garcia ripete, quindi è più una benzina, una carica. Il mio compito è far sì che i calciatori e lo staff siano all'altezza di tutto ciò. E va benissimo. E poi chiudiamo con l'ultima domanda. Novità sullo staff. Dice Garcia che ci sono persone di qualità. Con uno di loro ho lavorato a Roma. Lo staff è già importante, la gestione della squadra spetta a me, ma lo staff ha un ruolo molto importante. Spero di combinare le competenze del club con quelle che porto io con i miei tre collaboratori. Quindi, diciamo, ha confermato un po' quello che si dice in questi giorni. Ci sarà comunque di base lo staff, che si è sempre stato, con qualche accorgimento. E poi chiude con: sono sicuro che faremo un bel lavoro. Quindi, detto questo, ragazzi, il video finisce qui. L'impressione che mi ha dato Garcia, ragazzi, è molto buona. Non ha detto cose clamorose, sconvolgenti, però ha detto cose che io volevo sentire e che ho sentito, e quindi sono abbastanza soddisfatto, sono rimasto, diciamo, l'impatto è stato positivo, ecco, sia da parte sua che da parte di Laurentiis, frecciatine a parte, però quelle fanno parte del personaggio, lo sappiamo bene. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere appunto la vostra, il vostro parere, le vostre impressioni su Garcia. E detto questo, lasciate un bel mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perderete i miei nuovi contenuti. E detto questo, signori, noi ci vediamo a un prossimo video. E sempre e comunque, forza Napoli! Alla prossima, ragazzi!